Beccati che maglia incredibile. Queste le avevamo stampate con George e poi vabbè. Allora, ho trovato una compilation che si chiama Best Summer Song 80-90-2000. E quindi adesso stiamo sentendo che merda abbiamo subito nel passato, durante l'estate. Altro che Despacito. One New, altro che Despacito. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. Questa è bellissima, ragazzi. Da certi pianti. Come pianti con sta canzone? Mi smuove tutto. Sinistra. Io ho un debole assoluto anche per la serie Californication. Una delle mie preferite in assoluto. Ah, e dato che me lo chiederete in 150, perché guida sempre lei? Semplicemente perché siamo scesi con la sua macchina questa volta e quindi niente. Non mi sta facendo da autista, lo giuro. O perlomeno non ancora. Se trovi un parcheggio ma basta. Mercoledì sera potrebbe essere. Siamo a Matera, stiamo andando a fare un giro, adesso andiamo ai Sassi, che insomma. E volevo portarci Claudia che non l'ha mai vista. I see quite often hidden paths of white dry tea. Signorina, ma le pare il caso? Wells had to live that we never know, we slaughtered and suffer alone. Ho un po' di timore di andare a casa di Noah. Io nel mio tempo ci sto bene, capito? Cioè non vorrei che se venisse qualche idea strana, capito? Ecco, l'unico problema di Matera è che ci sono davvero tanti, tanti gradini. Strada transennata e cadaveri. È un'impressione questa, no? Mi scusi, buon uomo, cosa gli hanno fatto? E lui stava chiedendo un goccio d'acqua a lei. Che... E poi non lo so se sono imparanoiati. Questa è la scena del delitto, ragazzi. Ok, forse abbiamo scoperto chi sono i cadaveri. Chi sono? Sono cinque state in bronzo per la Fontana dell'Amore, un'opera realizzata da Domenico Sepe, rievoca scene di vita antica, ragazze che andavano alla fontana a prendere l'acqua, ragazzi che aspettavano per scambiare sguardi e mostrarsi il reciproco interesse. Non è mai cambiato niente. Si rimorchiava la fontana, ragazzi, incredibile. E l'opera è intitolata Innamorarsi a Matera, la Fontana dell'Amore, fa rivivere situazioni e emozioni che soltanto i più anziani abitanti degli antichi rioni Sassi ricordano. Le ragazze non uscivano quasi mai da sole a passeggio, raggiungevano però senza accompagnatori la fontana pubblica, quindi i ragazzi le aspettavano lungo il parapetto per parlare brevemente con loro, scambiare uno sguardo che nel tempo diventava amore. Per rimorchiare, sì, ragazzi, vabbè. Per rimorchiare, esatto. Rimorchiava con lo sguardo la fontana. L'opera è costata 160.000 euro. Sti cazzi, la faccio. E quindi hanno pensato bene di coprirla, perché è costata così tanto che è un peccato che venga mostrata. Ma forse fa parte proprio dell'installazione, cioè all'epoca le persone si vestivano così. O forse questi hanno fatto una brutta fine perché boh. Perché sono coperte? Non capisco. Vabbè. Matera, chiediamo delle risposte. Forse per protezione per il Covid. Non vogliono che si ammalino. A quanto pare in questo edificio sono stati installati nidi artificiali per il falco grillaio. Ma che figo! A quanto pare un piccolo falco nero migratore che nidifica nei centri storici di Matera. Bello! Bella sta cosa. Facciamo una pausa cibo, pausa merenda, anzi. E ho trovato un posto molto molto figo. Vediamo se ci regalerà grandi emozioni. Pasta fresca fatta in casa con peperoni crusco e caciocavallo. Questa invece è cialletta fredda, che è un piatto tipico sempre di Matera. Ah, cialletta, è buona cialletta. Il problema è che c'è un vento incredibile, continua a volarci roba dalla tavola e sulla tavola. Mi era volato il cappello molto lontano. Non posso più mettere il cappello. Madonna, è buonissimo. Io il cappello non lo tolgo manco molto, va bene. È stato buonissimo, ne mangerei un'altra.
Portatemene un'altra. Ecco, volevamo prendere una crema di caffè, però non mi aspettavo così tanta crema di caffè. Cioè, non so se si vede, però è bello impegnativo qua dentro. Ci ha chiesto pure con panna o senza. Non lo so, a sto punto, boh, mettici pure una crostata dentro, abbiamo finito. Questa è l'abbondanza del sud, c'è poco da... Abbiamo mangiato da Dio, adesso riprendiamo il giro. Mi sono reso conto di non aver mai visto Matera di notte, quindi mi sa che l'anno prossimo ci tornerò. Comunque ho incontrato un sacco di membri della ciurma, tra cui un ragazzo che si è avvicinato e mi ha detto: guarda, non so come è successo, però ho il tuo libro in borsa. L'ho finito la leggere da 3 giorni, ma ce l'ho ancora in borsa. E ho detto: che culo. Allora gli l'ho autografato. E dai, mi ha fatto piacere. Marianne, questa è via San Gennaro. Marianne, devi fare il piso. Tu la provo a sollevare i pisa, i pisa. Usu che melone. Marianne, queste scale. I vecchi di Matera, Marianne. C'hanno due polpacci che so così. Una cosa incredibile. 1, 2, 3, 4. Raga, non fatevi prendere a calci da un vecchio di Matera, perché secondo me vinguaia tutto, vinguaia. Abbattono gli orsi con le gambe così. Capì? Prima di entrare in Tana delle Tigri venivano ad allenarsi a Matera. Ok, questo dovrebbe essere il Duomo. Questa si chiama Piazza Duomo. Suppongo che sia il Duomo. Wow, da qua si vede proprio tutto. Che cosa pazzesca. Qualsiasi folata di vento potrebbe farmi perdere definitivamente il cappello. E dato che non è la prima volta che mi succede in vita, anzi, sono molteplici i cappelli che io ho perduto esattamente nello stesso modo, mi preparo al peggio. Dice che i sassi di Matera sono due quartieri di Matera, Sasso Caveoso e Sasso Barisano, formati da edifici e architetture rupestri scavati nella roccia della Murgia Materana e abitati fin dalla preistoria, e nel 93 sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità UNESCO. Abitati fin dalla preistoria, hai capito? Fin dal tempo dei giganti. Ma facciamo come i boomer. Ah, un tempo le cose le costruivano bene. Le cose che hanno costruito nella preistoria ancora si stanno in piedi. Quelli che costruiscono adesso cadono tutte quante subito. Fanno proprio schifo. Vedi, prima la preistoria usavano la pietra buona, no? Come adesso, che è tutta friabile. Adesso con la pietra della Lidl fanno le cose. Non so, c'è della poesia qui nell'aria. La sento, la percepisco. Non so se quel... Giovanna per sempre ti amo lì su quella porta, ma soprattutto eroina vita mia. Ah, che belle queste scarpe, mi stanno giusto sanguinando i piedi. Ho preso la decisione che appena arrivo a casa le brucio queste scarpe. Riesco a sentire almeno 12 punti fratturati del piede. Mi viene il dubbio che se fossi venuto in babbucce forse sarebbe stato meglio. Ti dispiacerebbe reggermi il cappello, perché qua mi vola. Perfetto. Allora, è arrivato il momento di andare lì sopra. È giusto? Sì. Mi tenga il cappello su questo cucuzzolo. Lo sento molto come arrampicarmi, dato che continua a sanguinarmi il piede, però ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Ne vale la pena. Spero, credo. Vediamo. Non sono sicuro che stiamo andando nella direzione giusta. E da là si sale. Boh. Questa era una chiesa rupestre nata nel 1300, poi è stata affrescata nel 1600 ed è veramente una figata, è una chiesa scavata nella pietra. E mentre facevo una passeggiata e riprendevo quanto fosse bella, figa, eccetera, ho messo a fuoco un cartello che diceva no foto, no video. Dopo che io avevo fatto i video. Ciò non di meno, potrei non mostrarvi i video, invece ve li avrò già mostrati probabilmente, e me ne assumo la responsabilità e voglio farlo
propriamente a scopo promozionale, giusto per dirvi ragazzi che Matera è spettacolare, c'ha un sacco da offrirvi, anche queste bellissime chiese rupestri, e vi consiglio veramente di visitarle. Quindi niente, facendo il paraculo ve le mostro e vi dico venite a visitare. Questa ce la vediamo. Questa è un'altra, questa è Santa Lucia alle Malve, però questa non la riprendo, dato che ho imparato la lezione. Svolta a sinistra verso Rione Casalnuovo. Non dirmi cosa devo fare. Non sei mia madre. Ok, per concludere questa giornata dobbiamo soltanto perderci. Comunque, ridendo e scherzando, è successo il fattaccio. Ho perso... Stai zitta! Ho perso la mia bellissima mascherina. Un membro della ciurma mi aveva mandato queste due mascherine con il logo della nostra bandiera. L'ho messa in tasca e probabilmente mi è caduta. In compenso, dato che un sacco di voi mi avete mandato delle mascherine, sto usando questa che mi ha mandato un altro membro della ciurma. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato la macchina senza nemmeno perderci troppo, il che significa che non significa che non ci siamo persi, sì. Visto che io sono bagnato e sudato come un anfibio al momento, ce ne andiamo a buttare a mare a Taranto e lo facciamo subito. Non abbiamo il perlomeno io ho il costume, lei no. Ma non fa niente, allungheremo leggermente, però la cosa più bella che mi possa succedere nella vita al momento è buttarmi a mare in queste condizioni. È proprio, mamma mia, non riesco ad attendere, ecco. Quella di prima l'ho cambiata perché mi ricordava di quando ero bambino e andavo alle giostre e... ed era tutto troppo trash. Mamma mia la porcheria che stiamo sentendo, è una cosa incredibile. Questa canzone è perfetta, il testo è profondo, la musica è, capito, over tutto, ti entra nelle ossa, capito, ti fa assaporare proprio il senso celato dietro il suono, dietro le parole. Dicono blu, ma capito, nascondono un mistero, una sensazione, uno stato d'animo, un'esperienza di vita, una cosa incredibile. E niente, contro ogni previsione ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati a Taranto, nella spiaggia di Tramontone, appena in tempo per vedere il tramonto. Quindi direi che meglio di così non poteva andare. In riserva, tra l'altro, quasi a te, però ce l'abbiamo fatta.